perciò anche se non chiamano, sappiamo che sono all'ascolto e che vogliono parlare. È sufficiente questo. Sì, pronto? Mi chiamo Paolo. Ciao Paolo. Allora, puoi parlare più vicino al telefono perché ti sento male. Allora, secondo me gli ebrei sono stati divisi. Pronto? Pronto, mi senti adesso? Sì, ti sento allora, un po' di... ti sento gli un po' di... ebrei sono stati invisi dagli altri popoli, no? Per la loro intransigenza, infatti il battesimo, no? Il battesimo non è altro che una derivazione dell'intransigenza ebraica. Per gli ebrei, i gentili, cioè i pagani, sono esseri impuri, sono ancora considerati esseri impuri. Infatti, quando ci sono le ricorrenze delle loro feste, no? In ottobre o in settembre, adesso non me li ricordo, affittano degli alberghi, no? Degli hotel, e prima di entrarci disinfettano i locali, le stanze in cui alloggiano. Si è fatta pensare anche al cibo kosher, dando per dire insomma quanto è importante per loro certe cose. Pronto? 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 Niente. Sì, pronto? Sì, ci sei perché... Sì, allora questo concetto dell'intransigenza ebraica è stata sintetizzata in modo mirabile da Shakespeare, appunto nel Mercante di Venezia, dove dice no. Allora c'è Bassanio che invita Shylock a cena, no? Sì. Allora lui gli risponde, sì, per annusare odore di maiale e mangiare del corpo di cui il vostro profeta, il Nazareno, ha infilato il demone, il diavolo. Comprerò con voi, venderò con voi, parlerò con voi, camminerò con voi, ma con voi non mangerò, con voi non berrò, con voi non pregherò. Ecco qui proprio rappresentata in modo mirabile l'intransigenza ebraica. Comprerò con voi cristiani, cioè farò affari con voi, farò soldi con voi cristiani, venderò con voi, farò affari con voi, parlerò con voi, mangerò con voi, ma con voi non mangerò, cioè non mi renderò impuro con voi, non berrò con voi, non voglio bere assieme a voi, non pregherò assieme a voi. E questo è lo stesso concetto portato avanti da Yeshua di Nazareth, quel criminale, quel bandito, quel lurido maiale di Gesù Cristo, che ha predicato solamente in Palestina e riteneva i pagani e i gentili esseri impuri. E da questo nasce il concetto del battesimo. Allora, faccio questa domanda ai cristiani all'ascolto. Domando ai cristiani, come vi sentite? Come vi sentite quando venite al mondo? Quando venite battezzati? Quando vi danno non il benvenuto, ma il malvenuto? Ripeto, vi danno non il benvenuto, ma il malvenuto. Lavati immondo, essere impuro, ti laviamo e battezziamo nell'acqua. Quali mai colpe e peccati ha potuto commettere un essere appena venuto al mondo da essere lavato dalle colpe? Ecco, questo è il battesimo cristiano portato avanti da quel pezzo di merda, da quel lurido maiale di Gesù Cristo di Nazareth. Paolo ha staccato. Beh, giustamente lui ha sollevato un problema che è molto importante, che è giusto ricordare. Il battesimo è una delle tante forme in cui si marchiano le persone, in cui si dimostra che le persone per i monoteisti non sono importanti.
Perché col battesimo si dice a un bambino che è appena nato: tu sei un essere indegno, sei un peccatore, porti un marchio che deve essere lavato. E allora, proprio partendo da questo concetto, da questo fatto, si può pensare appunto, come fanno i monoteisti, che le persone devono essere punite, colpevolizzate, che possono essere sempre considerate qualcosa di indegno. E questo appunto è una delle caratteristiche anche della pedofilia appunto cattolica, cristiana. Se voi pensate appunto a quello che è successo, i giornali hanno riportato proprio di recente, domenica 15 aprile, il Corriere della Sera, il cardinale, abusi sessuali in parrocchia, aperte virgolette, il sacerdote per 14 anni ha approfittato di alcune ragazze. Bene, e a questo punto sacerdote, perché 14 anni ha approfittato, ha violentato, è stato non certo un buon educatore, qual è la pena che gli è stata inflitta? Per 5 anni il prete non potrà confessare e non potrà celebrare la messa in pubblico. E dice sempre il Corriere della Sera, da pagina 19, Don Lelio Cantini è stato riconosciuto responsabile di delittuosi abusi sessuali, di falso misticismo, di controllo e di dominio delle coscienze, chiuse virgolette. La pena di tutto questo? Per 5 anni il prete non potrà confessare e non potrà celebrare la messa in pubblico. Questo chiaramente è un esempio di giustizia, ma d'altronde il buon pastore ha tutti i diritti che vuole sulle pecore, può fare qualsiasi cosa, e lui è sempre stato, seguendo l'immagine negativa di Gesù Cristo, in cui si dice che gli altri possono essere sgozzati, gli altri devono essere sottomessi, gli altri sono dei peccatori. Sì, pronto? Buon pomeriggio. Ciao. Sono Vladimiro. Sì. Mi ti ascolto tutti i giovedì, guarda, e tante volte volevo intervenire, tante volte ti ascolto perché è giusto sentire, capire di tutto, entrare in tutto. Però, guarda, io a malincuore devo dirti, tu hai le tue ragioni, io avrò le mie, io posso credere o non credere, tu puoi fare quello che vuoi. No, ma però, cosa vorresti dire? Cosa voglio dire? Te lo dico subito, guarda. Se non butti giù il telefono, no, non butto giù il telefono a nessuno, me lo lasci dire, io la telefonata di prima avrei concluso qualcosa, perché è giusto. Cosa? Ha detto delle cose giuste, le ha dette con fuoco, con sentimento, ed è anche giusto che le dica. No, questo non è sentimento. Come no? È un sentire. Senti, smettila di fare il saputello. Non faccio il saputello. No, no, no. Cerca di dire qualcosa. Parlare, ti lascio parlare. Questa è una radio libera. Sì, è una radio libera, però non hai fermato l'altro perché ti dava ragione. Perché dovevo fermarlo? Diceva delle cose che sono vere, che sono di fronte di tutti gli occhi. Perché lo fai tutte le volte. Perché mi lasci dire il mio pensiero. Se hai un pensiero, dillo, sentiamo qual è il tuo pensiero. Tu lo ascolti come hai ascoltato. Io sono libero di ascoltare le cose, allora, che qualcuno ha delle cose da dire. Nessuno ti ha offeso. Come no? Come sai? Se tu pensi che dire che Gesù Cristo è un mostro ti senti offeso, è un problema soltanto tuo, nessuno ti ha offeso a te. Allora io parlando del modo di parlare attraverso... Uno si esprime come vuole, uno si esprime... No, io non sto zitto, tu non hai nessuna autorità. No, no, io non dico di aver ragione. Senti, io ho il diritto di parlare. Tu hai il diritto di parlare, soprattutto devi riconoscere gli altri che hanno il diritto di manifestarsi con il loro modo di essere. Come prima, stai zitto. No, ho ascoltato e di conseguenza ascolto una persona che aveva un modo di sentire. Direi, se tu non hai un modo di sentire, ma un modo di imporre, non posso accettare il tuo modo di importi. Non puoi? Ma scusa, me lo stai imponendo tu? Vabbè, io non ti impongo. Cerco soltanto di farti comprendere che la tua atteggiamento... Non sei capace di fare altro? Cosa sei? Butta giù il telefono. No, io non butto giù il telefono. Buttalo giù. Questa è una radio libera. Scusa, ma hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Hai il diritto di dire il mio pensiero. Hai cosa da dire? Cosa vuoi dire? Ma vuoi stare zitto? Ma io ti sto ascoltando, sto solo chiedendo di dire qualcosa a te. Tu non mi dici stai zitto assolutamente. Io ti dico di qualcosa. Stai zitto a me, mi lasci parlare. Se hai qualcosa da dire, dirlo. Va bene. Hai ragione tu. Dimmi, dai. Io direi che succede come in Turchia, quando uno la pensa in maniera diversa gli tagliano la gola. Fai la vittima. Senti, scusa, che tempo di dire le tue? Se ne avessi delle idee potresti essere libero.
Hai delle idee, hai qualcosa da dire? Io sono qui ad ascoltarti, dai, ma non attaccare gli altri. Se qualcuno dice qualcosa che ti fa tirare fuori la mostruosità del tuo Gesù Cristo, logicamente. Ma io non mi sto offendendo perché tu hai detto questo. Allora, tu puoi dire quello che vuoi. È una tua allora, dimmi, se tu hai qualcosa da dire, dimmelo avanti. Dai, dimmelo, dai, ti ascolto. Va se continua. Dai, dimmi, ti ascolto. Sta attento, dovresti un attimo vergognarti. Di cosa dovrei vergognarmi? Tu dovresti vergognarti. Scusa, sei qua che parli da un sacco di minuti e non ho ancora detto niente. Soltanto chiedendo agli altri di sottometterti alla tua visione. Stai soltanto chiedendo agli altri di sottometterti a te. Dici io ho potere su di te, io posso dirti, non puoi dire questo, noi possiamo dire qualsiasi cosa. Un attimo in silenzio. Ma vuoi dire qualcosa o vuoi soltanto dire, chiedere di che gli altri si sottomettono a te? Vergognati! Ma di cosa devo vergognarmi? Se te che dovresti vergognarmi? Ti parlo di senso civico! Ma qual è il senso? Ma tu parli di senso civico? Dimostra il senso civico! Dimostra il senso civico, dai! Guarda! Dimmi, dimostra questo senso civico! Vado allo psichiatra, va fatti ma tu dove vuoi? Ma vedi? Ma l'avevi attaccato! Se aveva cosa dire, aveva tutto il tempo per dirlo! Sei pronto? Pronto? Sì? Ciao! Ciao Francesco! Niente, no, comunque mi dissociaria su quello che ha detto Paolo. Ma tu cosa vuoi devi dire? No, nel senso che è bestemmia e che è punibile. Non ha assolutamente bestemmato, ha soltanto detto che un personaggio storico aveva fatto delle affermazioni, d'altronde Razzi che dice che un personaggio storico... Per il bene... Scusa, se uno parlasse male di Stalin dice che è una bestemmia, se uno parlasse male di Hitler dice che è una bestemmia. D'altronde se tu mi dici che è un personaggio storico, di questo personaggio storico... Ma non lo so, ma io bisogna guardare un po' la realtà. Allora, qual è la realtà? Dove casca le punibilità, bisogna quale punibilità? Scusa, sta attento. Allora, sta attento. Se la cosa sta attento. O tu parti da un presupposto ben chiaro, quindi dimostri che sì, c'è reato, e a questo punto se c'è reato, vai dalla polizia, vai dai carabinieri e fai la denuncia. Non interessa niente. Allora, se non ti interessa niente, passiamo al contenuto, cosa mi devi dire? Volevo dire questo, che bisogna avere un po' di rispetto. Scusa, per sta attento, queste cose noi le diciamo dal 1996 su questa radio. Ma sì, no, ma... Queste registrazioni sono su internet da tanti anni, sono dal 99 che scriviamo su internet e nessuno ci ha mai dato torto, perché le cose sono così. Gesù Cristo ordina nella parola delle mie, dice... Prendete quelli che non volessi che rovinassero su di loro, sgozzateli davanti a me. Quando si va a celebrare la Pasqua, dopo me lo spieghi per radio, un attimo solo. Possono essere fraintese. Non sono state chiaramente, Francesco, ti ascolto per radio. Ciao. Vedete. C'è anche il caso del battesimo. Se volete una dimostrazione di cos'è il battesimo, esiste un libretto di recente che si chiama Battesimi Forzati, che parla anche del caso a Mortara. Un bambino che ebreo battezzato fu portato via i genitori, fu talmente condizionato che non vuole neanche più frequentare e vedere i genitori. Bene, commentando questo fatto del caso a Mortara, un eminente pensatore cattolico ha detto ma d'altronde cosa poteva fare il Papa di fronte a un bambino che sta battezzato? Cioè, non conta il sentimento, l'attaccamento, il fatto che questo bambino abbia una famiglia, no, perché è marchiato, si ha diritto di rapirlo, di sequestrarlo, di costringerlo in una struttura religiosa e alla fine di odiare anche i propri genitori. Questo è un fatto storico che è successo nel 1800 in Italia. Bene, allora, di fronte a questa violenza del battesimo, a questa imposizione, a questa veramente feroce, cosa si può dire? Pensate che appunto i cattolici dicono che quel battesimo si affievolisce anche il diritto della patria potestà, cioè che i genitori abbiano del potere sui propri figli. Certo, i genitori hanno il potere e hanno il dovere di educare i propri figli, però un bambino nasce da due genitori e questi genitori sono quelli che se ne prendono cura. Allora, i cristiani se vengono a raccontare perché un bambino è battezzato, può essere sottratto alla loro autorità. Ma dove sta un sentimento in una simile norma? Ma perché deve essere sottratto a loro? E perché viene battezzato? Appunto è una forma di violenza. Ma d'altronde la violenza è ben chiara, perché, lo ripetiamo, forse non entra. Allora, Corriere della Sera, domenica 15 aprile, pagina 19. Don Lelio Cantini è stato riconosciuto responsabile di delittuosi abusi sessuali, di falso misticismo, di controllo e dominio delle coscienze. La pena? Per 5 anni il prete non potrà confessare e non potrà celebrare la messa in pubblico. Allora, è questo il senso della giustizia?
Certo, per i monoteisti questa è la giustizia e queste sono le cose che devono essere fatte. D'altronde è un Gesù che ordina questo. Se noi leggiamo la Bibbia, queste cose sono scritte ben chiare. Sì, pronto? Francesco? Sì, ciao. Ma non zompare sopra gli altri. Va bene. Lascia che gli altri esprimano ciò sì, che ma... devono esprimere. Sì, infatti l'ha espresso chiaramente. No, perché se tu parli finché un altro parla, in due non si capisce un cacchio. Vabbè, allora, se l'altro ha qualcosa da dire, sono d'accordo con te. Che gli altri esprimano ciò che devono esprimere, poi esprimi quello che devi dire anche tu, no? D'accordo. Cioè, ma che roba è? Ma perché? Ma che modo di procedere è? È un modo di procedere, chiaro, cioè quando una persona ha qualcosa da dire, cosa? È un modo di procedere stronzo. Vabbè, se vuoi definirlo così, puoi benissimo definirlo. Quello che deve dire. Bene, tu mi hai chiamato per dire cosa? Tu mi hai chiamato per dire cosa? Per dire questo. Questo? Perché sennò ma devo dissentire della tua cosa. Cioè, vabbè, sono d'accordo che purtroppo se l'altra persona alza il volume e mi chiede di sbattere il telefono in faccia, io non lo faccio perché sono una persona educata. Però, logicamente, questa persona... Se sei educato, dimostra non lasciare lo spazio, il tempo... Ma certo, ma vedi... Ma questa persona non aveva nulla da dire, questa persona non aveva assolutamente nulla da dire. Stai parlando sopra di nuovo. Vedi, questa persona non aveva nulla da esprimere. Non zompare sopra finché uno parla. Ma vabbè, sai. Esprimi. D'accordo, ma questa persona che appunto ti dice che avete zompato sopra non aveva nulla da esprimere. Ma allora, ha diritto di parlare solo chi ha qualcosa di esprimere? No, ma se qualcuno. Vabbè, scusa, se allora io posso scegliere di dire che questa trasmissione vuole che degli ascoltatori esprimano delle idee e che non vadano a dire che l'altro ha sbagliato, che l'altro non deve esprimersi così, è una cosa che allora, mi è sinceramente da fastidio e non condivido. Devi essere garantista. Ma certo, io garantisco tutti. Ma certo, gli ho lasciato tutto il tempo che voleva di dimostrarsi quello che è. Allora devi lasciare parlare gli altri. Io lascio parlare. Lascio parlare anche te, scusa. E anch'io lascio parlare te. Bene, grazie. Prego. Grazie per la collaborazione. Prego. Spero che richiamerà ancora. Sì. Sì, sarei contento di risentirla. Va bene. Lei cosa pensava di quello che ha detto Paolo? Quello che ha detto Paolo, allora ci sono cose che possono disturbare, nel senso che la foga, come si dice, cioè anche delle cose dette giuste, ma dette in modo sbagliato, si passa smaccatamente dalla parte del torto. No, non condivido, guarda. Si passa smaccatamente. A me succede, no, il contenitore più delle volte non è importante per il contenuto delle cose. La forma e la sostanza sono la stessa cosa. L'importante è da volte il contenuto, perché ad esempio a me quando vado in giro per mercatini e trovo un libro che è sgangherato, malmesso, dal punto di vista estetico si presenta male, ma che in realtà ha un contenuto, ha delle idee, ha qualcosa che mi piace, nonostante che sia brutto lo acquisto, ma non perché deve essere un contenitore particolarmente elegante, ma perché ha delle idee dentro e di conseguenza... Ma io rispetto tutto, ma bisogna rispettare. Sì, ma vedi, bisogna essere anche politicamente scorretti, cioè nel senso di dire che quando uno pretende che di essere rispettato soltanto perché dice che voglio essere rispettato, quando non ha nulla da dire e vuole dire, far passare questa sua forma di rispetto come un qualcosa di imposizione, cioè dice tu non puoi criticarmi, cioè, è come il signor Ratzinger che scrive un libro e dice ma potete criticarmi. Come grazie per la concessione, mi concedi te di essere criticato? No, qualsiasi persona che discute deve accettare. Sono d'accordo. Pronto? Sì, sono qua. Su questo sono d'accordo, però devi lasciare che uno possa dire queste robe. Certo, ma le ha detto, cioè, ma aveva qualcosa da dire, non ha detto assolutamente niente, ha detto dovete essere rispettosi perché a me, questo Gesù che ammazza i bambini, che ora di sgozzare le persone, a me piace. E voi non dovete dirmi questo. Come non dobbiamo dirti comunque, questo? Lo diciamo. Comunque, sai che quando parti in quarta li controlli proprio zompi sopra. Ma non zompo, no, tutti, dai. Tutti zompi. No. Ok? Bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, pronto? 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 Sì. Sì, mi chiamo Anna Maria di Treviso. Ciao. Ciao, ogni tanto ascolto la tua trasmissione, a parte che condivido il commento che faceva la signora precedente, nel senso che anch'io ho la sensazione che quando qualcuno non la pensa esattamente come te, un po' parli sopra, insomma, quindi questa cosa mi dà un po' fastidio. Io non lo so, perché guarda, anche se, allora io condivido tante critiche che vengono fatte alla Chiesa Cattolica,
poi ma io non ho piena parola, scusa, ti fermo subito. Io non faccio nessuna critica alla Chiesa Cattolica. Aspetta, forse di Cristo, che mi senti. Scusa, io non faccio nessuna critica alla Chiesa Cattolica. Mi sto un attimo il discorso, se no perdo il filo. Ma fatto sta, insomma, che adesso vabbè, non voglio entrare nel merito, però non lo so, a me delle volte mi dà altrettanto fastidio di raggiungere, nel senso che... Significa che facciamo reagire qualcosa, questo è un fatto significativo, quando qualcuno reagisce significa che è stato colpito. Ma, sì, per carità, può anche essere accontentato di questo. No, l'importante è risvegliare le persone, cioè il fatto che una cosa ti dia fastidio significa che è una cosa che ti tocca. Allora, per cui vale la pena che per carità, vale la pena che ascolto Radio Maria. Vabbè, la scelta delle stazioni non le mie conseguenze. Va bene, sai, la scelta delle stazioni noi non imponiamo, che uno ci deve ascoltare. Ma è la stessa reazione, nel senso mi sembra lo stesso integralismo. Ma come integralismo assolutamente? Noi non abbiamo mai acceso roghi, non abbiamo bruciato nessuno, noi parliamo solo delle idee. Ma la sensazione che sia solo un problema storico, cioè non è un problema storico, è un problema concreto, perché quello che ho letto prima è di domenica 15 aprile, un prete che violenta per 14 anni delle ragazze, gli viene dato come pena 5 anni, non potrà confessare, non potrà dire messa in pubblico, mi sembra un po' pochino per la legge italiana e per il nostro sentimento. Sì, guarda, io su questo sono assolutamente d'accordo, tra l'altro sono d'accordo, cioè io non sono d'accordo assolutamente con le posizioni della Chiesa Cattolica, specie in questi anni, in questo momento, per carità. Poi vabbè, sulla figura storica del Cristo, ecco lì, che uno creda che è esistito, che uno non crede. Ma non è un problema di che mi venite a dire che Cristo ammazzava i bambini, questo mi sembra veramente che non corrisponda a una verità storica. Ecco, ma come no? Quando lo arrestano, il bambino non scappa, cosa sta ancora facendo? Cioè, non ho capito. Cioè, vedi, il fatto stesso che lui imponga, esiga, e la sottomissione e che dica che chiaramente gli altri sono dei peccatori e che devono assolutamente assoggettarsi a lui. No, questa non è una verità, cioè, nel senso che risulta dalla Bibbia. C'è anche un problema di probabilmente di interpretazione dei testi. Non c'è nessuna interpretazione dei testi, i testi sono quelli che sono scritti. La Chiesa nel senso che mi sembra anche voi che fate come i testimoni di Geova. No, assolutamente no, no. Ci sono anche altre interpretazioni. Scusa, posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Scusa. Mi pare che la figura del Cristo è quello che andava chiamato Mangione Beone perché andava proprio con i peccatori. Allora, sta attenta. Voglio dire, è l'unico tu che dice, aveva preso le difese della donna che doveva essere abbandonata. Assolutamente no. Interpretare a modo suo. Assolutamente no. Io ti posso dire che l'interpretazione è unica, è quella che è scritta nel testo. Se no, altrimenti tu mi dici che è una chiave di lettura che io non ho e che tu ti riservi di interpretare le cose come vuoi. Allora, se tu dici che fai dell'interpretazione... No, mi riservo di... documentarmi su fonti diverse, questo sì, però. Sì, vabbè, però quello che c'è scritto. Io perché io non so interpretare, però di riferirmi a fonti di interpretazione, cioè testi anche diversi, questo sì. Ma io non posso, l'interpretazione può dire qualsiasi cosa, il fatto storico concreto rimane che esiste un libro che dice alcune cose e quelle cose non possono essere cambiate. Ma non lette letteralmente. No, mi pare che voi le interpretate, cioè anche voi le interpretate, cioè un po' come volete, ecco, nel senso noi non interpretiamo, noi come leggiamo. Ha fatto la Chiesa alla grande. No, noi non diamo nessuna interpretazione. Noi prendiamo le cose per quelle che sono. Noi le prendiamo. Tu lo dici per quelle che sono io. Ascoltandovi, cioè per dire avevo letto altre cose quando mi sono presa la briga di andare a leggere. Sì. Vabbè, se l'interpretazione per camuffare le cose ne esistono sempre, le bugie si possono sempre raccontare per nascondere qualsiasi cosa. Mi fate un po' lo stesso effetto della Chiesa Cattolica. No, assolutamente no. Noi se avrà un figlio non lo vorremmo mai a battezzare, non diremo mai che è un peccatore, che è noto che ha un peccato originale, che deve essere tolto con battesimo. Sì, questo non lo diremo mai. Sono d'accordo su questa cosa qua, però non so perché mi fate un po' lo stesso effetto. Ecco, bene. Ti dico, bisognerà anche che capisco un po' come mai di questa mia reazione, che sicuramente è una reazione emotiva. Beh, vedi, la reazione emotiva significa che abbiamo attivato un qualcosa in te che ti farà pensare, che già questo è un risultato. Cosa poi andrà a trovare quel tuo pensiero, a noi non importa, l'importante è che tu pensi.
Sì, io sono una persona che cerca di pensare. Bene, questo mi fa piacere, non hai bisogno di adeguarti alla nostra visione del mondo delle cose, ma abbiamo importante che abbiamo bisogno che le persone come te siano sensibili, siano capaci di ricercare le cose. Cosa troveranno? Lo troveranno loro, non saremo noi certo a fornirgli l'ho già confezionato. No, vabbè, d'accordo, su questo posso essere d'accordo. Comunque sono d'accordo sul fatto che anche a me un po' dava fastidio prima, nel senso che adesso non lo stai facendo, non so che lo stai facendo, però a volte parli un po' sopra le persone. Io, per esempio, sentirei l'esigenza che anche chi la pensa diversamente dicesse il suo pensiero, come dire, nel senso se che uno ha un pensiero lo può dire. Tu ad esempio hai un pensiero e io te lo lascio esprimere, ma se tu mi dici che dovrei sottomettermi alla tua visione delle cose, non sono disposto ad accettarlo. No, ma voglio dire, poi ognuno ha anche una capacità diversa di esprimere le cose, cioè anch'io delle volte riesco a esprimere con più chiarezza, altre volte con meno, magari uno ha anche un filo di pensiero. Anche il fatto che uno dica se uno mi dice devi essere rispettato, non puoi dire questo, non hai nulla da dire. Se invece tu hai dissi ho altre visioni delle cose, hai un'idea da esporre, io l'accetto, insomma. Dipende sempre se hai qualcosa. D'accordo. Bene, grazie. Bene, grazie. Ciao. Purtroppo abbiamo soltanto 2 minuti. E di conseguenza tutti gli ascoltatori che sono in attesa che vorrebbero intervenire perderanno questa possibilità. Io voglio dire una cosa fondamentale: si può raccontare qualsiasi cosa, si può inventare qualsiasi cosa per giustificare un'atrocità, ma la predicazione di Cristo è soltanto atrocità, soltanto imposizione. Ricordatevi Luca della parabola delle mine, che diceva: prendete chi non voleva che regnasse su di loro e sgozzatelo davanti a me. Festeggiare la Pasqua, un rito in cui un Dio si diverta a sgozzare i figli degli altri, a me non lo trovo certo bello. E di conseguenza, di fronte a queste simili atrocità, di fronte a simili cose, chi mi può smentire nell'affermazione che la Pasqua sia il ricordare allegri e felici che i figli degli altri sono sgozzati, significa che questa religione monoteistica a me non ha nulla da offrire. Di conseguenza nessuno mi può venire a dire ti devi sottomettere o non devi parlare di questo. Se poi le persone si sentono colpite, è un fatto positivo. Il grande Franco Carraro, e chi ascolta questa radio lo sa, dice: fa, ma se c'è qualcosa che ti colpisce, dovresti capire, andare a cercare di capire perché ti ha colpito. Benissimo, visto che Franco disse per tanti anni, io lo voglio ricordare. Fate, ponetevi il problema: perché questa cosa mi ha colpito in questa maniera e perché ho reagito così. Purtroppo sono arrivate le 16:30, io non ho più tempo, vi lascio con Nalvise, ci sentiamo questa sera dalle 19 alle 20, ciao a tutti, vediamo se trovo il CD, sì, perfetto, ciao a tutti.